Noi TV SRL allarga la propria base societaria con l'aumento di capitale, l'ingresso con il 20% della famiglia del Pistoia di Viareggio. Nuove basi per un ulteriore sviluppo dei due marchi, Noi TV e Rete Versilia News. Record di presenze per il Puccini Museum, la casa natale del maestro Lucca ha superato le 30.000 presenze registrando il record dalla riapertura avvenuta nel 2012. Una nuova vita per il Museo Archeologico, in attesa dell'inaugurazione presentato il nuovo civico museo di Camaiore. Benvenuti nella terra dei presepi, Borgamozzano si conferma uno dei comuni in cui la tradizione della natività non tramonta mai. Lo sport, il calcio, rompete le righe, Pozzebon resta, vacanze di Natale per la Lucchese che riprenderà gli allenamenti solo lunedì. Il direttore generale Galli smentisce le voci su una possibile partenza dell'attaccante romano, Gravina, nuovo presidente della Lega Pro. Pallavolo, la Nottolini frena ma il bilancio è ok, secca sconfitta delle bianconere capannoresi superate in casa 3-0 dal Quarrata. Resta però l'ottimismo per il campionato che vede la squadra di coach Bigicchi quinta in classifica. Buonasera, bentrovati per questa nuova edizione del TG Noi che vogliamo aprire con le notizie che riguardano la società Noi TV SRL che detiene i marchi Noi TV e Rete Versilia News. Ci sono delle buone notizie, ovvero si amplia la base societaria. Vediamo il servizio. Noi TV SRL, proprietaria dei marchi Noi TV e Rete Versilia News, allarga la propria base societaria. Nella giornata di lunedì, presso il notaio lucchese di Viareggio, è stato sancito l'ingresso nella società della famiglia del Pistoia di Viareggio, gruppo operante nei servizi pubblici locali della provincia di Lucca e nell'edilizia non residenziale. A seguito dell'operazione di aumento di capitale sociale, la famiglia del Pistoia acquisisce il 20% di Noi TV SRL, mentre l'80% rimane alla famiglia Marcucci. Mario del Pistoia è entrato a far parte del consiglio di amministrazione della società con il ruolo di vicepresidente. Per la società Noi TV si tratta di un'operazione importante perché rafforza il proprio legame con il territorio, in particolare nell'area della Versilia, gettando le basi per un ulteriore sviluppo dei due marchi Noi TV e Rete Versilia News. E a proposito di società del nostro territorio, oggi è stato siglato l'accordo con la cooperativa Caplac San Ginese di Capannori, che entra a far parte del gruppo della latteria Soligo. Dunque il nuovo colosso lucchese trevigiano varrà a regime circa 100 milioni di euro di fatturato. Per la storica cooperativa di Capannori un grande risultato, ci sarà anche un aumento per ogni litro di latte prodotto per gli allevatori di San Ginese, ma allo stesso tempo il prezzo del latte rimarrà identico per i consumatori. La cronaca, il questore ha emesso un foglio di via obbligatorio dal comune di Lucca per 5 giovani che nelle scorse settimane si erano resi responsabili di violenze a danno di coetanei. I 5 ragazzi, uno solo maggiorenne, 2 italiani e 3 stranieri, tutti abitanti in provincia, non potranno fare rientro a Lucca per un periodo di un anno, fatto salve le esigenze scolastiche. I 5 sono accusati di una violenta aggressione nei confronti di altri giovani avvenuta nelle scorse settimane, ma più in generale di atti di bullismo avvenuti a Porta San Pietro, via San Girolamo e piazza Napoleone nel centro di Lucca. E a proposito del capoluogo, parliamo del Puccini Museum. Oggi sono stati presentati i dati relativi al 2015. Nel 2015 il Puccini Museum, casa natale di Giacomo Puccini, ha superato le 30.000 presenze, registrando il record dalla riapertura avvenuta nel 2012. L'ottimo risultato è stato illustrato alla città dal sindaco Alessandro Tambellini e dal direttore della Fondazione Puccini Massimo Marsili. La casa natale del compositore nel corso del 2015 ha cambiato la strategia di comunicazione sia su se stessa sia nei rapporti con la città e con i turisti. La città si è arricchita della segnaletica con l'indicazione della casa museo e il museo ha incrementato la propria visibilità curando con continuità la propria strategia media sia tradizionale che via web e social.
Al 20 dicembre, in questo 2015, i visitatori sono stati 30.017, più 33% rispetto al 2014. Il 31% sono italiani, mentre tra gli stranieri la comunità più ampia è quella dei britannici, pari al 15,2%. L'incasso dei biglietti è pari a 159.000 euro e quello delle vendite presso i bookshop è di 96.000 euro per un totale di 255.000, pari ad un incremento di 73.000 euro rispetto al dato complessivo dell'anno 2014. A proposito di numeri positivi, parliamo dell'industria lucchese. I primi 9 mesi del 2015 hanno confermato il positivo andamento degli scambi con l'estero per la provincia di Lucca. C'è un balzo del 14% per le esportazioni provinciali e una crescita del 10% degli acquisti dall'estero. Adesso a Camaiore, dove è stato presentato in anteprima, prima dell'inaugurazione, il nuovo civico museo archeologico. Dopo un'attesa durata 37 anni è stato presentato il nuovo civico museo archeologico di Camaiore, realizzato nel complesso del Palazzo Tori Massoni in Piazza Francigena. Una preview, quella voluta dal sindaco Alessandro Del Dotto, per salutare la fine dei lavori nella giornata che celebra la festa del comune di Camaiore per i suoi 179 anni. L'apertura pubblica del museo avverrà nei primi mesi dell'anno, appena saranno completati gli ultimi adempimenti burocratici e appena avvenuta l'installazione, nei primi giorni di gennaio, del software necessario per il funzionamento dei touchscreen. Le varie sale formano un ideale percorso tra la storia di Camaiore e lo scenario mediterraneo che parte dalla preistoria sino al Rinascimento, passando per la storia romana, medievale, fino agli approfondimenti sulla via Francigena che passava proprio di fronte al sito del museo. L'idea è quella di dare un museo di alta valenza didattica che con la componente tattile, decisamente importante, possa aprirsi a nuove esperienze di fruizione delle testimonianze del passato, nel quale è possibile anche riconoscere le tracce della specifica storia di questo territorio. Dal 77 che pensavo, fondai un gruppo apposta, un gruppo archeologico, perché si arrivasse poi a questa soluzione, il museo. Sono passati 37 anni, ma la burocrazia purtroppo a volte ha tempi molto più lunghi, e oggi finalmente si riesce a vedere questo museo, ovviamente poi sarà sicuramente migliorato anche nel tempo. Nel frattempo che rispolveriamo la via Francigena, la riscopriamo, nel frattempo che ultimiamo l'ostello, avere una struttura museale come questa in tempi in cui i comuni faticano a mantenere le strutture museali e spesso sono costretti a chiuderle, per noi invece è un punto di partenza importantissimo. Si avvicina il 25 dicembre, parliamo di musei. Andiamo a Borgamozzano. Nelle scorse settimane vi ricorderete la polemica con l'assessore Zanotti che aveva attaccato una iniziativa della Nazione. Però questo comune si conferma davvero un territorio ricco di presepi. Anche quest'anno Borgamozzano si conferma terra di presepi d'eccellenza. Vere e proprie opere d'arte create da artigiani e maestri della Natività e simboli della tradizione cristiana. Le immagini che vedete sono del presepe realizzato a Dezza, lungo la strada che conduce alla frazione del comune. Un'opera ricca di particolari e che regala forti emozioni anche grazie alla natura che ne fa da sfondo. Dopo le polemiche scoppiate in seguito alle dichiarazioni rilasciate nelle settimane scorse dall'assessore Zanotti, Borgamozzano conferma così la sua vocazione per la Natività, grazie ai tantissimi e diversi presepi allestiti da cittadini e associazioni. Sì, il presepe quest'anno è un simbolo di Borgamozzano. Borgamozzano è più che mai il paese dei presepi. Ne abbiamo realizzati molti nell'atrio del Palazzo Comunale, nel monumento ai caduti di Val d'Ottavo, alla Madonna dei Ferri, patrona del nostro comune, e in tutte le scuole. E in generale abbiamo lanciato un messaggio del presepe come solidarietà, come condivisione, come apertura. Oggi siamo qua davanti al presepe di Dezza Alta, che è un simbolo, una piccola gemma di una realizzazione di associazioni, di una parrocchia, quindi un omaggio che vogliamo dare a una attività, ad una bella attività che sottolinea la tradizione e il Natale vissuto in comunità.
particolari e suggestivi anche presepi a grandezza naturale, realizzati in tutte le frazioni del comune, come quello di Pian di Gioviano. Qui l'acqua è la vera protagonista, nonché forza motrice di ogni movimento meccanico. Visitato ogni giorno da un vasto pubblico, di notte affascina anche i più curiosi. Un presepe tira l'altro, verrebbe da dire. Allora andiamo a Capannori, a Valgiano, per il classico presepe che ogni anno viene allestito nella chiesetta di San Quirico. Giunto alla sua 13ª edizione, il presepe allestito all'interno della chiesina di San Quirico in Petrogio a Valgiano, dall'omonima associazione Valle di Giano, è uno dei più longevi e caratteristici di tutta la piana di Lucca. Quello nato come semplice rappresentazione della Natività, negli anni si è arricchito di numerose manifestazioni collaterali, come la degustazione dei prodotti tipici del territorio, la visita di Babbo Natale con la bruschettata del 26 dicembre o i tradizionali necci del 10 gennaio, per citare solo due degli appuntamenti che animano la chiesetta dall'8 dicembre al 17 gennaio, giorno di chiusura del presepe. L'iniziativa è nata soprattutto per promuovere la chiesina di San Quirico, vero e proprio patrimonio architettonico del territorio, e per raccogliere fondi per realizzare il tanto atteso restauro completo dell'immobile. Quest'anno, accanto alla tradizionale rappresentazione della Natività, il presepe si arricchisce di nuove novità. Abbiamo ricreato l'altarino della Madonna della Neve, riprendendo da una fotografia della Madonna della Marmolada. Abbiamo praticamente messo una croce sul pulpito che, anzi, colgo l'occasione per ringraziare Beatrice Basile e Jacopo da San Martino, che avevano fatto qui una mostra nel mese d'aprile, e come riconoscimento all'associazione, al paese di Valgiano, in particolare alla chiesina di San Quirico, hanno donato questa croce che rimarrà perennemente qui in chiesina. L'orario di apertura del presepe ed il calendario delle manifestazioni sono visibili presso il sito dell'associazione www.valledigiano.it. Giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale, il regalo con il quotidiano La Nazione. Ci sarà un suggestivo calendario 2016 dal titolo Lucca, una città da scoprire e riscoprire, dedicato al 50° anniversario della nascita di Lucca Comics and Games. Per ogni mese, lo vedete, sono state utilizzate tavole di fumetti legate alle leggende lucchesi e ai luoghi simbolo della città, curate da Pierfrancesco Buonuomo e Alice Di Puccio, lo ricordo, con il quotidiano in regalo giovedì 24 dicembre. È tutto per la prima parte del TG, una breve pausa e poi la linea alla pagina sportiva.